Benvenuti su News Cronaca. Nel video di oggi parleremo di cosa è clamorosamente successo a Luca, uno dei concorrenti di Affari Tuoi, durante la diretta del programma. Prima di continuare con il video, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e le ultime news. Luca Biscaglia e suo figlio Nicola, originari di Forlì, sono stati i protagonisti di una delle ultime puntate di Affari Tuoi. Subito Amadeus ha notato la somiglianza tra Luca e il cantante Niccolò Fabi, soprattutto per i suoi capelli. Durante la puntata, Luca ha mostrato un forte spirito competitivo, rifiutando offerte iniziali di 29 e 36 mila euro, seguendo il motto «fino alla fine», nonostante l'ironico tifo di Amadeus per l'Inter. Con solo 5 pacchi rimasti, tra cui due blu da 10 e 50 euro e tre rossi da 10.000, 50.000 e 100.000 euro, Luca ha continuato a rifiutare offerte, compresa una di 29.000 euro. Quando sono rimasti solo tre numeri, il dottore ha alzato l'offerta a 40.000 euro, ma Luca, fiducioso, ha mantenuto la sua posizione, sostenendo di avere delle sensazioni positive. Alla domanda su quanto pensasse ci fosse nel pacco numero 9, Luca ha risposto con sicurezza, 50.000. I numeri rimasti, 11, 9 e 14, avevano un significato particolare per Luca, rappresentavano rispettivamente la data di nascita del padre e nonno, il compleanno della sorella e zia Claudia, e il giorno di nascita di Edera, madre e nonna della famiglia. Alla fine, nonostante la tentazione, Luca e Nicola hanno accettato l'offerta di 75.000 euro, non potendo resistere alla cifra proposta. La sorpresa è stata grande quando, dopo aver accettato l'offerta, hanno scoperto che il loro pacco numero 9 conteneva in realtà 100.000 euro. Questo colpo di scena ha lasciato tutti, compresi i concorrenti e il pubblico, in uno stato di incredulità e commozione. La puntata si è conclusa con un misto di emozioni, tra la gioia per la vincita accettata e il rimpianto per non aver scoperto prima il contenuto del pacco numero 9. E tu come pensi abbia giocato Luca? Faccelo sapere nei commenti, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video sulle ultime notizie.